Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 239esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Ancora qui senza webcam perché può ancora vedere per esempio commenti, scorsa puntata e tutto. Siamo qui, abbiamo fatto una breve sosta qui a Gavle, non so come si pronunci. Ora abbiamo perso un botto di tempo, ma proprio tanto tempo. Dietro alla strada, al traffico. E quindi anche come ore di guida siamo proprio tirati, tirati, anzi, in teoria siamo già in ritardo, per cui questo qui dobbiamo tirare e andare. Cioè, 3 ore e 33 di guida abbiamo, e ci segna che arriviamo tra 3 ore e 27. Per cui ora bisogna sperare solo di non incontrare più intoppi, perché sennò è un casino. Comunque, siamo sempre con questo, dobbiamo andare a Stoccolma. Ah, cavolo, qui c'è una rotonda, pensavo fosse uno svincolo diretto. Oh, non l'ho vista. Aspetta che ho fatto un mega incidentone qua. Non l'ho vista. Sono arrivato forte, però non l'ho vista quella. Ho fatto dei danni. Porca miseria. Mi spiace ragazzi, cioè cominciare così e la fretta mette brutti scherzi. Ora, anche se ci mettiamo magari un pochettino di più, magari guidiamo un po' meglio, va? Che sennò perdiamo tutto, anche il guadagno. Lì proprio era messo, ma non sono arrivato dall'altra parte io. Ah, forse ho fatto un giro un po' strano per arrivare qui, ok. Infatti dico, bah, mi sembrava di essere passato dall'altra parte. Cioè, questo incidentino qui non ci voleva, però andiamo avanti. C'era un'altra cosa che dovevo dirvi, che però mi sono dimenticato. Forse che era proprio dietro lo specchio, non l'ho visto, non lo so. Comunque, non so se lo sentite, mi è andato via il raffreddore e adesso c'ho di nuovo mal di gola, ovviamente, perché io non riesco a stare senza uno, senza l'altro. Prima l'altra strada me la sono fatta tutta tranquilla, ho messo le DC agli 80 e sono andato, dato che comunque la velocità giusta per andare, cioè non ti dice niente nessuno, non vai troppo piano, troppo forte per queste stradine qui. Ora questa, vedete, è tre corsie, per cui, cioè, scusate, tre, è due corsie, per cui si va anche bene. Scusate se parlo anche piano, ma ho davvero tanto mal di gola. E qui si va, cioè si sorpassa bene, di là invece è un casino. Per cui qui possiamo andare tranquilli. Ora non so se stiamo recuperando. Qui ci segna 2 ore 41, 2 ore 50. Tutto questo vantaggio lo perderemo sicuramente in città, scusate. Vedremo, dai. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Sono partito che avevo un botto di anticipo. Mi sono bruciato tutto in quel tragitto qui. Fermo. Boh. Non sa neanche lui cosa deve fare. Stessa identica strada, per cui non c'è neanche nulla da vedere di strano, di diverso. La stessa identica strada che abbiamo fatto ieri, facciamo anche oggi. Cosa c'è che non c'è? Guarda che bel camion che ci abbiamo. Parlo poco perché ho un mal di gola, per cui vi faccio sentire il sound del camion. E comunque non volevo lasciarvi senza video di Eurotruck. Insomma, qui dovrebbe esserci un'uscita per Uppsala. Sì, infatti, l'ho guardata prima dalla mappa. Vedete, qui anche se c'è traffico ora, no, io mi infilo, quello lì aspetta. Mi infilo di qua, quello lì aspetterà per tre quarti d'ora a questo punto. E mi sorpasso tutti di qua. Ci vuole un attimo. Invece quelle altre stradine non puoi sorpassare, perché il tempo che ti metti in corsia di sorpasso, ci arrivi a metà, si chiude la corsia. Inutile.
strade che sono larghe, strette, larghe, strette. Devi stare attento a questo che ti supera perché poi ti picchia. Cioè, è snervante, è stressante. Fare anche i calcoli e dire questo mi sta superando, tra poco si stringe la strada, devo rallentare o accelerare in modo che lui mi si tolga di fianco, se no mi viene contro. Cioè, quei calcoli dovrebbe farli l'intelligenza artificiale, non posso farli io. Pure quelli. Passo che poi è qui davanti agli 80 all'ora, io stavo facendo 90, lui mi ha sorpassato come minimo ai 100 e ora qui è 75. Perché io di solito ci passo proprio di fianco a Stoccolma. Ah, ma devo andare qui. Io pensavo di dover andare tipo qua. Ok, ho capito allora. Infatti dicevo, buona, è una strada nuova. 1 ora e 5, 11 minuti. Sì, più o meno ce l'abbiamo fatta, dai. Allora forse sì, è questa cosa che ho fatto. Scalami un po' di marcia. Guarda quello. Siamo in discesa, però mi raccomando, cioè il camion sta fermo, anche se lo metto in foglia. Come se fosse un miracolo. Ma io in teoria posso anche andare dritto di là, non penso proprio. Ah no, forse due corsie come anche qui, può essere. Magari non farci fregare che c'è qualcuno. Dobbiamo andare a scaricare alla Maxi ICA o ICA. Non so quale due se possa essere. ICA. Sì. Comunque
questa zona mi sembra di esserci già venuto. Mi ricordo questa specie di svincolino qui. Dai la freccia. Capito qual è. Guarda che dosso che ci metto. Andiamo. Dobbiamo fare la pausa noi. Dobbiamo fare la nostra pausetta. Non dirmi che c'è da smadonnarci qui perché non ne vogliono. Invece no. Dovrebbe essere i miei rimorchioni qua. Ok, e ci facciamo un bel parcheggino. Mi ribalta. E sì, ciao, così non ce lo parcheggio mai più. Eccoci qua, sganciamo. Mostriamo adesso i risultati, continuiamo, offerte di lavoro. No, beh, in realtà non volevo fare offerte di lavoro, però va bene. C'è un Sodertalia, no. Da Sodertalia invece dove andiamo? No, no, no. Ah, due... Ah no, ok, questo è in Russia. Ma anche no. Ah beh, a parte che dobbiamo fare la pausa, giustamente, quindi... Partiamocene. Ce ne andiamo via di qui. Quanto tempo ci manca per fare la pausa? 35 minuti. In realtà per fare 300 metri ci basterebbero e avanzerebbero, ma nel gioco in realtà potremmo impiegarci 35 minuti per andare da qua a quelle difficili davanti. Perché a volte il tempo scorre più realmente, a volte meno. Penso che sì. Pensavo di dover... Oh, scani anche qui, ma guarda un po' te. Oh, qui non ci hanno messo il dosso. Che brave persone. Ah, aspetta, però io devo andare qui, non aggiustare il campo. Prima faccio la pausa. Ecco, ci stiamo riposando un po'. Ok, partiamo a un quarto alle 11 del mattino, wow, che lusso. E ci mettiamo qui, che io volevo guardare due cosette. Il primo era di sistemare il camion, e va bene. E il secondo era di vedere come ci potrebbe stare un bel parabufali qua. Di quelli... Questo dovrebbe essere freeway. È questo così che mi fa schifo. V1, questo, 1, che differenza c'è? Ah, ma non c'è una cosina un pochettino? Tenden. Ma che cos'è sto schifo? No, no. Sì, poi vabbè, ci sono questi qui che sono tipo quelli australiani. Che lasciamo perderli. C'è questo che sembra che c'è i baffi. Questi qui? Aspetta, va a vedere questo qua. Non mi ci piace. Per cui se ci può... Al massimo potrei metterci questo, ma non lo voglio. No, no, lasciamo perdere. Esci. Sì. Chiudi. E guardiamo un pochettino che lavorazioni... Sì, che lavorazioni... Che viaggi ci sono da fare per noi. No, fino a Gavle di nuovo. No, c'è tre volte la stessa strada. Non ne ho proprio voglia.
Uno che mi... È troppo giù. Vabbè, adesso poi non lo porterei mai. E poi era questo. Questo qui. Chassis. Questo qui sarebbe un buon trasporto. A parte che io... Ah, io volevo andare su di qua. Cavolo, non ci ho più pensato. Vedere un viaggio per andare su. Qui abbiamo detto che mi portano in su. L'unici sono questi due. Ci facciamo magari questo qui. Vediamo quanto siamo di video. 15 minuti. Andiamo. Via così. Ah, ora dobbiamo andare dall'altra parte della città. Ah no, aspetta, a Linköping io devo andare. A Södertalje io devo andare. Non è che mi scade il viaggio e vaffanbrodo, però anche a te. Ho un'idea. Facciamo così. E facciamo così. Ho sbagliato. Sodertalie. Cosa ho sbagliato? Non ho messo la L. Sodertalie. Dov'è la Scania? Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, veloce. F9 invio autonomo. Ed eccolo qui. Questo è un piccolo, tra virgolette, trucchetto, se così possiamo chiamarlo. Per i lavori che scadono a breve. Questi qui non mi sembrano tanto bloccati, anzi, aspetta un po' perché sono anche entrato male per guardare i twist. Twist lock. Che cos'è? Mi passa sopra la ralla? Ora andiamo a darci un'occhiata. Non mi sembra, è molto sicuro, ma poi aspetta, facciamo la mia. Ah, questo è il tipo di mangio. Dai, questo qui è normale, ma questi è un 40, è un 45 piedi? Ma mi sembra di sì se non sono così. Ora io non sono proprio molto esperto, 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 ma mi sembra un 45 piedi invece che un 40. 45 penso proprio di sì. Ma sì, per forza. Sì, deve essere un 45 piedi, sai. Non ne sono molto sicuro, ma dovrebbe essere un 45 piedi. Beh, comunque, qui twist. Io so che devono... Sarà... Ah. Magari se lo colleghiamo sarebbe anche una bella cosa. Il camion si è abbassato. Qui sarebbe una bella screen, però fatta in questo modo così. Ok. Tanto che abbiamo guardato fu fuori, ho tenuto un attimino il camion su di giri, per cui l'aria l'abbiamo ricaricata, ora possiamo continuare il nostro viaggio. Verso Linköping abbiamo detto. Sì, Linköping. La prendiamo bella tranquilla, che tanto tempo in teoria dovremmo averne in grandi quantità. Sì, infatti. Aspetta, va. Ed infilarmi tra sti due non mi andava molto. Questo lo so già che mi fa passare. Andiamo. Sì, però anche se ti metti. Se ho toccato cavolo, paraurti. Se ti mettessi magari in un modo migliore. Anzi, sapete cosa vi dico? Che io mi parcheggio esattamente. Ma qui c'è un parcheggio, mettiamoci qui. Dall'altra parte magari. Mi parcheggio esattamente qui. E concludiamo la prossima volta il viaggio, perché penso sia quasi il caso di chiudere la puntata. E anche per me perché ho mal di gola e non ho più voglia di registrare, sinceramente.
Ah no, aspetta che così taglio le gomme. Si vede un tubero, non si vede. Sto andando tipo un po' a caso. Ok, così evitiamo magari che invece tagliamo quelle del camion. Ok. Perché io devo sempre sganciare il semirimorchio per sbaglio. Eccoci qua. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Guardate il bel parcheggino che abbiamo fatto. Potevo andare ancora un po' indietro, ma non mi sembra il caso. Da Adana è tutto. Ciao a tutti.